Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6 che apriamo parlando di economia perché è in corso a Pescara l'Abruzzo Summit Economy, al centro del dibattito i temi dell'economia globale alla luce della crisi che la pandemia e la difficile situazione geopolitica hanno innescato e le nuove sfide strategiche per il territorio ed il paese. Vediamo il servizio di Stefano Buda. Michele Russo, ideatore dell'Abruzzo Economy Summit, un grande evento, la seconda edizione, ospiti di rilievo internazionale, riflessioni sui grandi temi al centro, diciamo, di quello che è la prospettiva della nostra regione, della nostra nazione, più in generale dell'Occidente. Ecco, come è nata l'idea di dare vita a questo evento e con quali obiettivi? Ma noi ci occupiamo di comunicazione e di organizzazione di eventi e cerchiamo di proporre sui territori dove operiamo, sicuramente nella regione Abruzzo, iniziative che possano mettere insieme, in questo caso operatori economici, professori universitari, rappresentanti delle istituzioni, per analizzare lo scenario economico nel quale si muove l'Italia e quindi anche l'Abruzzo e dare delle suggestioni, dei contributi e delle spinte affinché questa terra possa svilupparsi al meglio. Ecco, i temi, le riflessioni di queste due giornate sono inevitabilmente condizionate da quelle che sono gli eventi degli ultimi tempi, quindi principalmente la crisi energetica innescata dal prolungarsi del conflitto in Ucraina. Lei appunto diceva, è il responsabile di un'azienda che si occupa di comunicazione, ma anche un imprenditore molto attento alle dinamiche in atto. Lei che idea si è fatto, come e quando sarà possibile uscire da questa crisi? Beh, una domandina non di poco conto. Un'idea precisa ovviamente non posso darla, non a caso abbiamo organizzato dei panel specifici con degli esperti molto più autorevoli di me per poter indicare delle vie di uscita. Certamente si auspica un termine di questa dissennata guerra che è alle porte del nostro paese affinché si possa meglio programmare. Certamente posso dire che però l'Italia, sia a livello governativo sia a livello di operatori economici, si sta muovendo nella giusta direzione e io credo che appunto iniziative anche come questa che possano mettere insieme le forze, riflettere insieme e creare delle sinergie possano indicare una via d'uscita che io come imprenditore non posso che essere ottimista, intravedo non dico a brevissimo termine ma a medio termine. E ora parliamo di fondi del PNRR. Un comune non può far predisporre ad un professionista esterno il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza fare una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso, nemmeno se il professionista si offre a titolo gratuito. È un comportamento contrario alle regole della concorrenza e della par condicio. Lo sostiene l'ANAC con una nota del presidente del 2 novembre scorso in seguito all'esposto del sindaco di Castelli Centro in provincia di Teramo, che ha segnalato presunte anomalie in merito al progetto con cui il comune di Calascio in provincia dell'Aquila è risultato vincitore del bando PNRR per la rigenerazione dei borghi abbandonati. Secondo il comune teramano il progetto vincitore, la trasformazione di parte del borgo abbandonato in un albergo diffuso, non ha i requisiti richiesti dal bando. In particolare gli immobili oggetto di intervento del progetto vincitore non risultavano di proprietà del comune come richiesto dal bando, bensì in comodato d'uso. ANAC ha avviato un'istruttoria chiedendo chiarimenti. La Regione Abruzzo ed il Comune di Calascio hanno poi riferito che la questione era stata già oggetto di un ricorso al TAR che era stato rigettato. Cambiamo decisamente pagina, andiamo a Teramo, tragedia in una palazzina disabitata in via Longo nel capoluogo abruzzino. La scorsa notte sono stati rinvenuti i cadaveri di due giovani morti per le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un braciere di Fortuna. I due, un ragazzo di 26 anni del Gambia e la donna, una teramana 44enne, avevano occupato abusivamente un appartamento dello stabile abbandonato. Da tempo il cordoglio dell'intera città per questa tragedia. Ci dice tutto nel servizio Tania Bonici Castelli.
Teramo sotto shock per la morte di due giovani la scorsa notte, rinvenuti senza vita in un appartamento disabitato nelle palazzine di Via Longo. Ad ucciderli sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio provocate da un braciere che avevano acceso per riscaldarsi. Le vittime, un ragazzo di 26 anni del Gambia e la 44enne teramana Alessia Sardella. A trovare i due cadaveri sono stati dei ragazzi pakistani, anche loro abusivi all'interno di questa palazzina abbandonata, da tempo utilizzata come dormitorio abusivo dai senza tetto, e all'interno della quale spesso venivano accesi fuochi e usate bombole del gas per alimentare i fornelli. Numerose le segnalazioni da parte dei residenti della zona, che avevano più volte denunciato alle istituzioni la presenza di abusivi e dell'uso sconsiderato che avveniva dell'immobile. La scena che si è presentata ai carabinieri è stata agghiacciante. La donna aveva la faccia riversa nel braciere, ustionata. Il ragazzo giaceva su un materasso di fortuna. Un primo esame è stato eseguito in piena notte dal medico legale Pino Sciarra, che ha ipotizzato la morte per avvelenamento da monossido di carbonio, ma sarà l'autopsia disposta dal PM Davide Rosati a chiarire le cause del decesso. Anche il sindaco Gian Guido D'Alberto si è recato immediatamente sul posto ed oggi ha parole di dolore. Ho raggiunto insomma il luogo della tragedia tempestivamente, nel momento in cui appunto si verificavano gli accertamenti da parte di tutti gli organi competenti. Una tragedia che ovviamente insiste sul luogo Via Longo, che rappresenta un luogo di una vicenda diciamo così, che si trascina da tanti anni, da oltre 10 anni, dal momento in cui si è scelto di liberare, svuotare alcune palazzine. Un problema che stiamo cercando di risolvere in via definitiva attraverso un percorso di riqualificazione, e che rispetto alle criticità che comunque nel corso di questo periodo sono emerse, l'ufficio tecnico del Comune ha adottato tutte le misure ovviamente richieste, così come è pronto ad adottare ogni altro tipo di misura che sia richiesta dalla situazione. I servizi sociali del Comune di Teramo avevano da tempo in carico Alessia Sardella, che poteva disporre di una camera in hotel. Poi l'amore per Emily, il ragazzo del Gambia, e la scelta di vivere con lui e condividere quella condizione disumana. La morte di questi due giovani di Via Longo non verrà dimenticata tanto facilmente. Ancora cronaca: aveva trasformato la sua casa in una boutique del falso. Un cittadino senegalese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Pescara per contraffazione e ricettazione. Sequestrati centinaia di pezzi, travestiti e borse di noti brand falsi e venduti abusivamente. Jacopo Forcella. Centinaia di capi e accessori contraffatti, copie false di noti brand della moda nazionale e internazionale, accuratamente stoccati in casa prima di essere commercializzati abusivamente. Questi risultati dagli ultimi controlli economici del territorio provinciale effettuati nell'ambito del piano d'azione Stop Fake dalle pattuglie della Guardia di Finanza del gruppo di Pescara. A finire nei guai un disoccupato di etnia senegalese con precedenti penali specifici, trovato in casa in flagranza dei reati di contraffazione ricettazione, per cui è scattata la denuncia. Durante una perquisizione avviata d'iniziativa, infatti, i finanzieri hanno rinvenuto negli angoli dell'abitazione una sorta di piattaforma logistica del fake. In pratica un vero e proprio magazzino in-house, deposito di articoli di abbigliamento di scarsa qualità e privi di etichettatura regolare, che serve a certificare l'azienda produttrice autorizzata dalla casa madre a detenere i diritti di tutela dei marchi riprodotti. Scatoloni pieni di borse e vestiti dalla manifattura e composizione materiale altamente scadenti dunque, oltre che sprovvisti dell'indicazione del prezzo di vendita, perché presumibilmente destinati a una contrattazione verbale tipica dello smercio su strada. I militari hanno provveduto al loro sequestro e ritiro dal mercato. Anche in questo caso i prodotti del settore d'abbigliamento dei grandi marchi di lusso, specie quelli made in Italy, risultano tra le principali categorie di articoli prodotti dalla filiera del tarocco, gestita dai contraffattori dell'alta moda per conseguire illeciti vantaggi economici a scapito dei consumatori, i quali acquistano incautamente senza garanzie dei più elementari standard di sicurezza. A confermare la tendenza all'ultimo rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico, che attesta come la moda risulti essere tra i settori più colpiti dal business della contraffazione. Solo negli ultimi 10 anni la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato quasi 110 milioni di articoli di abbigliamento e accessori contraffatti. Nel solo 2021 effettuati 4.623 sequestri di abbigliamento, sottraendo al mercato
del falso oltre 3 milioni di articoli, 3.325 sequestri di accessori, confiscando 1.100.000 pezzi, sequestri che complessivamente rispetto al 2020 sono più che raddoppiati. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo del presidente della regione Marco Marsilio, rimasto vittima di un infortunio nel tardo pomeriggio di oggi, tornato da Bruxelles mentre mi recavo al Fate Bene Fratelli per visitare uno stretto congiunto sottoposto ad un intervento chirurgico, sono scivolato cadendo rovinosamente fratturandomi il perone all'altezza della caviglia sinistra, mi è stata applicata una valva gessata in attesa che il riassorbimento dell'edema consenta l'intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Dunque l'augurio di una pronta guarigione al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di cronaca. Su indagine della Guardia di Finanza, il GIP di Lanciano Massimo Canosa ha disposto il sequestro preventivo di beni per 4 milioni di euro nei confronti di una società petrolifera con sede a Lanciano per indebita detrazione d'IVA su un imponibile di 18 milioni di euro negli anni 2019 e 2020. Gli indagati sono i due amministratori della società di vendita e distribuzione carburanti. A conclusione delle indagini del comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza, coordinati dal colonnello Michele Iadarola, la procura di Lanciano ha chiesto e ottenuto il sequestro di beni mobili, immobili, tra cui terreni, autovetture, autocarri, somme di denaro, titoli e rapporti finanziari. Durante le ispezioni di accertamento le Fiamme Gialle hanno verificato che la società aveva effettuato acquisti di carburante da diverse società fornitrici che commercializzavano i prodotti petroliferi senza pagare l'imposta IVA. Le stesse, dopo indagini svolte da altri reparti della finanza, sono state individuate come società cartiere o filtro, create ed interposte da organizzazioni criminali dedite alla realizzazione di frodi IVA sui carburanti. Proseguiamo con il nostro telegiornale, torniamo a Pescara dove si parla del capoluogo adriatico che si mostra al passo con i tempi ed è 36esimo in Italia per sviluppo e utilizzo di servizi digitali e tecnologie di reti. Lo attesta la graduatoria 2022 iCity Rank. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Pescara è al 36esimo posto in Italia tra le città più digitali, all'ottavo dell'intero mezzogiorno. Sono questi i risultati dell'ICT Rank, la graduatoria stilata dall'Osservatorio della Trasformazione Digitale Urbana sulla scorta di una serie di indicatori quali disponibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, integrazione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, implementazione di reti wifi pubbliche e diffusione di tecnologie di rete. Percorsi intrapresi dal Comune di Pescara e che la cittadinanza sta imparando a usare e metabolizzare anche sulla spinta della recente inaugurazione dello Speed Point, fondamentale per l'ottenimento dell'identità digitale e di conseguenza per la fruizione di una vasta gamma di servizi a portata di click e app. È un percorso che è iniziato già dal nostro insediamento, col Covid che ha dato ovviamente un'accelerata importante. Noi abbiamo già messo in programma nel programma di governo la digitalizzazione dei servizi al cittadino per rendere smart la città. Si conferma una città al passo con i tempi, che è antesignana rispetto a quelle che sono le indicazioni dell'agenda digitale e che è in corsa per raggiungere sempre più elevati servizi. Di recente abbiamo anche istituito lo Speed Point per dare la possibilità a tutti i cittadini di Pescara, anche coloro che hanno poco dimestichezza con i device, di potersi aprire lo speed, accedere ai nostri servizi, banalmente richiedere un certificato o qualsiasi altro servizio. Una pratica edilizia importantissima oggi, la velocità. Attraverso questa sede si permette anche all'anziano gratuitamente, o colui che non ha dimestichezza con i device, di poter accedere ad avere un'identità digitale e accedere. Siamo in programma di fare altre attività nell'ambito della mobilità e della sensoristica IoT sul Comune di Pescara, che in proiezione dinamica e futura, a breve ovviamente, ci daranno ulteriori risultati e riconoscimenti come in questo caso per la città di Pescara.
E da Pescara ci spostiamo nella vicina Montesilvano, dove da oggi sono in azione 6 nuovi vigili urbani all'indomani dell'entrata in vigore di nuovi sensi unici, un primo passo, come ha spiegato il sindaco Ottavio De Martinis, prima di interventi ancora più significativi che stravolgeranno in meglio la viabilità. Il comune di Montesilvano si dota di 6 nuove unità per la polizia municipale. Stamani l'insediamento dei vigili che hanno ricevuto il discorso di benvenuto dell'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Ottavio De Martinis e del comandante Nicolino Casale. Un potenziamento del corpo che è anche funzionale alle novità in città sul fronte della viabilità, con particolare riferimento ai quartieri di Villa Canonico e Villa Verrocchio, una serie di sensi unici approntati, tra cui Via Lazio e Via Chieti, Nord-Sud, Mare Monti per, tra le altre, via Piemonte, via Romagna, via Liguria, Monti Mare, tra le altre per via Veneto, via Umbria e l'ultimo tratto di Viale Abruzzo. Doppio senso Mare Monti per il primo tratto di Viale Abruzzo e altre strade importanti come via Lucania, via Marinelli e via L'Aquila. Novità propedeutiche a interventi futuri che cambieranno lo scenario della viabilità montesilvanese e su cui l'amministrazione sta ragionando. L'inizio di un percorso che l'amministrazione comunale vuole fare è per regalare la città insomma una viabilità più fluida e più sicura. A questo seguiranno nel tempo una serie di interventi importanti, anche questi alla luce di interventi di varia natura derivanti da finanziamenti che abbiamo intercettato e che stravolgeranno insomma, in qualche modo in positivo il volto della città. Parlo di arterie importanti quali il lungomare, ma anche via l'Europa, il Corso Umberto. Si sta ragionando per esempio in un tratto del lungomare, l'ultimo tratto del lungomare, la possibilità di un senso unico, come del resto si sta facendo per quel che riguarda Corso Umberto, dove invece c'è già un progetto che è stato presentato, dove si in qualche modo si inizierà un percorso come la zona 30, peraltro il progetto è stato presentato da un'associazione di commercianti, da Confesercenti, quindi è stato un lavoro sinergico insomma, svolto con chi poi sarà il fruitore in qualche modo da un punto di vista commerciale della viabilità, ma anche via Vestina, insomma sono tutte le arterie più importanti che verranno interessate dai lavori. Cambiamo ancora pagina, incontro al centro commerciale Universo di Silvi Marina con le scolaresche della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Atri per parlare di bullismo e cyberbullismo. Presente anche la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Teramo. Mattinata dedicata alle tematiche relative a bullismo e cyberbullismo al Centro Universo di Silvi Marina. Ospiti le scolaresche della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Atri. Incontro che si inserisce nell'ambito del progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro, in collaborazione con la libreria Giunti al Punto. L'utilizzo consapevole dei social e le regole base per ragazzi e famiglie al centro del dibattito, a cui hanno partecipato anche membri della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Teramo. Questo è un progetto che nasce da un'attività che è stata sempre svolta in realtà nel corso degli anni. La libreria Giunti al Punto si propone tutti gli anni con il progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro. E tutti gli anni in realtà noi aderiamo acquistando dei testi che poi doniamo alle scuole del territorio, che quest'anno sono per l'appunto quelle di Atri e di Casoli. Di questo, diciamo che quest'anno siamo riusciti in presenza ad organizzare un evento trasmettendo anche un film sempre sul bullismo e sul cyberbullismo e informando i ragazzi su queste tematiche, invitando pertanto anche la polizia postale e coinvolgendo quindi anche le autorità presenti sul territorio. Che proprio durante la pandemia c'è stata una recrudescenza dei reati connessi alla rete, perché purtroppo tutti usano la rete ma non la conoscono e non sanno i pericoli della rete. I ragazzi utilizzano i social un po' per gioco, un po' per scherzo, ma questo è un problema veramente serio. L'importante in questi casi, che noi diremo sempre ai ragazzi, ovviamente ai ragazzi oggetto di bullismo, di non isolarsi mai. La cosa principale è che sui social noi non sappiamo mai l'identità certa di chi è dall'altra parte, quindi evitare assolutamente di inviare foto o quant'altro
che la persona non vuole che venga pubblicato. Sì, questo è un tema molto sensibile, soprattutto in un periodo storico dove internet, il mondo del web, insomma, la fa da padrona, soprattutto nei ragazzi. Dunque affrontare queste tematiche sicuramente risultano, diciamo, di evidenza dal nostro punto di vista di un'importanza acclarata, soprattutto per il fatto che comunque contribuiscono le istituzioni e anche le attività private come il centro commerciale che organizza questi tempi importanti, e ringrazio anche la Polizia Postale per il suo intervento, perché senza la collaborazione e l'intervento, diciamo, di tutte le istituzioni sarebbe impensabile cercare di formare i giovani e di preservarli da queste criticità. E pochi giorni dopo la cerimonia che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha ricordato la figura di Alfredo Paglione, gallerista e mecenate, scomparso ieri all'età di 86 anni. Sindaco, a pochi giorni dal conferimento della cittadinanza onoraria, Alfredo Paglione purtroppo è venuto a mancare. Qual è il suo ricordo? Ma guardi, il ricordo non solo di Alfredo, ma anche della sua famiglia. Devo dire, io sono stato il medico curante delle sorelle, di cui una vive ancora a Chieti, e quindi è un ricordo assolutamente affettuoso. E il fatto che lui non sia stato presente alla cerimonia di concessione della cittadinanza onoraria probabilmente era già il presupposto di un aggravamento della sua patologia di base. Aveva 86 anni e era stato, come tutti sanno, un gallerista, ma soprattutto un grandissimo mecenate. Negli ultimi anni aveva donato tantissime opere, delle quali molte portate alla conoscenza del pubblico già dal 1963, quando aprì la sua prima galleria a Milano. C'erano a Chieti opere di Picasso, di Fontana, di Calabria, di Francese, di Sassu. Altre opere erano state regalate ai musei di Francavilla, Tornareccio e a Tessa. Quindi, cosa dire, è stato veramente un grande uomo, un grande mecenate. Noi lo ricorderemo sempre con affetto e, se possiamo dire così, siamo contenti che si sia ricordata la cittadinanza onoraria. Cambiamo ancora pagina. Il 3-4 dicembre prossimi torna per il quarto anno, dopo il grande successo con record di partecipanti del 2021, la 24 ore di nuoto alla piscina provinciale di Pescara in via Volta 15, supportata dal club acquatico con il patrocinio del comune di Pescara e la partecipazione della WISP Abruzzo. L'evento ha uno scopo solidale, tariffa minima di 4 euro in notturna e di 3 euro. Le partecipazioni raccolte verranno devolute alla associazione La Casa di Cristina, dove ragazzi con disabilità si incontrano con i loro coetanei per condividere momenti di amicizia e divertimento. La maratona di nuoto avrà inizio alle ore 12 del 3 dicembre e terminerà alle 12 di domenica 4 dicembre. Nelle ore notturne, dalle 3 alle 5, è prevista anche la somministrazione di caffè e cornetto gratis a tutti i partecipanti. Verrà consegnato un attestato di partecipazione con il numero di metri percorsi. I più meritevoli potranno ambire ai premi in palio, i gruppi potranno puntare ai premi a loro riservati. E siamo allo sport, al calcio in particolare. Partiamo dalla Serie C, dal Pescara reduce dalla sconfitta di ieri sera sul campo della Virtus Francavilla per 3-2 in terra pugliese. È arrivato il primo KO esterno della stagione per i biancazzurri ed il secondo consecutivo per la squadra di Alberto Colombo dopo lo 0-3 casalingo con il Catanzaro. Un Pescara in flessione che però non può fermarsi, perché lunedì prossimo si tornerà in campo con il posticipo delle 20:30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con il Taranto. Ma noi andiamo a rivivere la gara di ieri in terra pugliese, ascoltando poi anche le impressioni dei due allenatori.
Prima sconfitta esterna della stagione per il Pescara, che perde per 3-2 sul campo della Virtus Francavilla al termine di 90 minuti contrassegnati da troppi errori dei ragazzi di Mister Colombo, che confermano l'evidente calo di condizione per Plizzari e compagni. È un momento non proprio positivo. Il tecnico pescarese propone diverse novità di formazione, con Crescenzi in difesa, Palmiero a centrocampo e Delle Monache in avanti. Panchina un po' a sorpresa per Cuppone, padroni di casa che giocano con il 3-5-2 nella piovosa e fredda serata francavillese, dirige Centi di Terni. Le prime battute del match vedono il Pescara propositivo, con al quinto una conclusione a giro di Mora con la palla che termina però a lato. Al 12° c'è un pallone perso in maniera sanguinosa da Crescenzi sulla fascia, con la sfera che viene crossata a centro area, dove Cardoselli sfugge a Cancellotti e sul secondo palo D'Astuzia supera Plizzari per il gol dell'1-0. Ancora una rete subita in apertura dai biancazzurri, che rischiano anche qualche minuto dopo, e precisamente al 13° quando Maiorino serve ancora Cardoselli, che in area manca di precisione mettendo la sfera fuori. La velocità dei locali e le dimensioni ridotte del terreno di gioco mettono in difficoltà gli ospiti. Al 25° ci prova Craia per il Pescara, che in area conclude mancando di poco il bersaglio grosso. Gioca meglio in questo frangente la squadra di Calabro, che quando riparte è spesso temibile. Al 29° c'è la prima parata di Avella. Al 34° occasionissima invece per il Delfino, dopo un'uscita difettosa del portiere di casa, Mora l'occasione per mettere la palla in rete, ma spedisce il pallone invece incredibilmente al lato, con il portiere Avella fuori dai pali. Ora spinge la squadra di Mister Colombo con insistenza e la Virtus Francavilla appare in questo momento in affanno. Al 44° c'è però un angolo per la formazione di casa e la parata di Plizzari dopo una deviazione di Tupta. Sul secondo corner Boben e compagni si addormentano e Cardoselli fa 2-0 e doppietta personale per il Delfino. All'intervallo è davvero notte fonda. Nella ripresa, fra i biancazzurri ci sono in campo Aloy e De Sogus per Mora e Tupta, ma il Pescara non è in gran serata, visto che all'11° Maiorino dalla distanza colpisce il palo, con Plizzari che tocca il pallone. Al 15° spazio a Cuppone per Palmiero, con gli ospiti che passano al 4-2-4, e i frutti del cambio di modulo sono davvero immediati, visto che al 18° De Sogus viene atterrato in area di rigore pugliese da Idda. Il direttore di gara segna il penalty che Lescano trasforma con freddezza, dimezzando lo svantaggio abruzzese. Festeggia la squadra di Colombo con la gara che si riapre, anche se per pochi minuti. Al 26° infatti il neo entrato Cisco, ex della gara, trova Plizzari a negargli il gol dell'ex, ma il 3-1 pugliese è rimandato di poco, visto che al 28° Patierno in area, dopo una respinta corta di Plizzari, mette il pallone alle spalle dell'estremo biancazzurro. Gara che però resta viva anche sul 3-1, perché al 35° Cuppone riceve palla in area da Colai dopo un rimpallo e con un tocco felpato fa 3-2. Si torna nuovamente a sperare in casa biancazzurra, ma gli ultimi minuti non regalano emozioni, con il 94° che vede il triplice fischio finale del direttore di gara Ternano e la prima sconfitta esterna del Pescara e la seconda consecutiva dopo quella con il Catanzaro. Lunedì prossimo, nel posticipo dello Stadio Adriatico con il Taranto, bisognerà tornare assolutamente alla vittoria. Ci si aspettava il riscatto dopo il KO con il Catanzaro, questo riscatto non è arrivato. No. Perché? Perché probabilmente negli episodi siamo stati meno determinati, perché alla fine la prestazione puramente tecnica credo che sia di buon valore rispetto anche alle ultime. Per esempio a Torre del Greco avevamo fatto sotto il profilo del palleggio meno bene rispetto a oggi, però in alcune determinate occasioni non siamo stati determinati, concentrati come spesso ci accade, e questo ha portato ad andare sotto il 2-0, ma avere la forza di recuperare e subire un 3-1 in quell'occasione, dove comunque ci si poteva aspettare di concedere un po' più di spazi per tentare di recuperare il risultato, ma in quell'occasione su una rimessa laterale negli ultimi 20 metri dove eravamo tutti a difendere, è sintomo di come in alcuni aspetti psicologici
tecnologici magari in questo momento siamo un po' più fragili rispetto a prima. Abbiamo il dovere di ricompattarci, di continuare a lavorare sapendo che appunto in questo momento stiamo affrontando un piccolo momento di difficoltà, il primo momento di difficoltà della stagione, e come si dice sempre appunto è qui che si vede la forza di una squadra, per cui dobbiamo essere bravi sia all'interno che a livello ambientale a non far sì che si vada alla deriva, ma si reagisca il prima possibile tutti compatti, ambiente, fuori e dentro lo spogliatoio. Beh, per noi è motivo di orgoglio vincere contro una squadra importante, contro una piazza importante come Pescara. Sul nostro campo cerchiamo di mettere le nostre caratteristiche al servizio della squadra, che è a secondo anche degli avversari, poter strategicamente trovare le soluzioni per poter vincere le partite. Sapevamo che il Pescara è una squadra che fuori casa è una squadra che prettamente ha aspettato il gioco delle squadre avversarie per poi colpirlo in ripartenza con i giocatori di gamba molto bravi e molto abili a fare questo, quindi noi abbiamo deciso di far fare la partita a loro. Il risultato oggi è importante al cospetto di una formazione, di una piazza importante, considerando anche le difficoltà che abbiamo avuto la vigilia ancora di più. Ancora a calcio, il derby di Serie D tra Chieti e Vastese in programma domenica prossima 4 dicembre con inizio fissato per le 14:30 allo stadio Guido Angelini di Chieti, sarà aperto anche ai tifosi della Vastese. Sono infatti 120 tagliandi disponibili per il settore ospiti e messi in vendita da oggi e fino a sabato, giorno antecedente il match la scorsa stagione. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, il derby era stato totalmente vietato alla tifoseria della Vastese. E noi siamo giunti al termine di questo appuntamento con il TG6. Grazie per averci seguito. Come sempre dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di serata.